Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video in collaborazione con i piccoli canali Power. Io saluto Giulia, Gian Giuseppe, Giulio, Rossella e Daniela e come al solito giù nell'info box trovate i link dei loro canali. Mi raccomando, passate a guardare anche i loro video. E niente, vi mostro gli acquisti naturali che ho fatto in questo mese. Allora, parto dall'unica cosa cibo, ne ho preso uno in rappresentanza. Però in realtà ne ho acquistati parecchi con diversi gusti. Sto parlando dello yogurt biologico del Penny. Questo qua si chiama Yogurt Più e sono appunto questi yogurt con i granellini. Allora, questo è quello yogurt naturale che sinceramente non mi fa tanto impazzire perché lo yogurt è un po' amarognolo. È vero che poi quando si vanno a mettere questi chicchini sono cereali alla mela e al lampone, quindi poi vanno un po' a addolcire lo yogurt e si mangia comunque in tranquillità, però il mio gusto preferito è quello alla vaniglia oppure alla banana, infatti sono anche quelli che spariscono più facilmente. Comunque sono degli yogurt certificati, sono buoni, costano poco e mi piacciono, ne sto comprando parecchi. Per quanto riguarda invece il beauty, allora ho delle cose che più o meno vi avevo mostrato in qualche video fa e altre cose invece che non vi avevo ancora fatto vedere. Parto da quello che non vi avevo ancora fatto vedere. Acquisti fatti al Tigotà, avevo 30 euro di sconto. Quindi su una spesa di 60, quindi ho fatto praticamente 30 euro di acquisti utili di cose che ci servivano per la casa e gli altri 30 che erano regalati dal Tigotà li ho voluti spendere un po' per me, un po' per mia sorella in cose che sinceramente non ne avevo bisogno. Allora, ho acquistato che mi era stato consigliato da una di voi, non mi ricordo chi, la mousse della linea Detox per il viso di Naobei. Questo qua mi era stata consigliata appunto di utilizzarla insieme al tonico che avevo acquistato. Visto che il detergente per il viso e il tonico che sto utilizzando sono quasi finiti, ho detto quasi quasi la prendo, così la apro insieme al tonico, le uso insieme. Ne ho sentito parlare molto molto bene, proverò, io adoro le mousse per il viso e vedremo com'è. Poi un altro prodotto che mi è stato consigliato da voi, questo però non sono stata a guardare l'inci, ve lo mostro, casomai poi vi metto una foto dell'inci perché è scritto piccolino, non vedo niente. No, allora vedo già che c'è la paraffina, quindi non ha un buon inci, ma ve lo mostro perché non ve l'avevo ancora fatto vedere. Allora, è questo Lip Balm Green Pharmacy con SPF 10. Questo qua è quello miele e vaniglia. Mi è stato detto che era buonissimo questi lip balm di questo marchio e quindi niente, ho voluto prenderlo e vi farò poi sapere. Altro acquisto che ho fatto, un'altra mousse per il viso, sarà la sagra delle mousse viso, vi avviso di già, di Melvita. Io non ho provato niente di questo marchio Melvita. Mia sorella ha preso il contorno occhi, ma non le era piaciuto, gli dava un'irritazione fortissima. Vedremo questo com'è. Questa è una mousse struccante, delicata. Mi ispirava il pack, costava sulle 9 euro e l'ho acquistata. Sempre al Tigotà ho acquistato anche questo sapone liquido agli agrumi del marchio Yes Natural All Bio, credo che sia, non lo so, comunque certificato IAB e Vegan OK. È un bel boccettone grosso e la profumazione è molto 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 gradevole. Io non amo le profumazioni agrumate, ma questa è veramente buona perché non è solo agrumata, mi piace. Non ho mai provato niente di questo marchio, ho voluto prendere quello. Per quanto riguarda invece Esselunga, ho acquistato e riacquistato più volte il detergente intimo delicato con estratto di camomilla, appunto del marchio Esselunga con il gabbiano. Ha un buon inci, ha un buon prezzo e è un buonissimo prodotto. L'Esselunga da me ha aperto da circa un mesetto e questa sarà già la terza confezione che acquistiamo. Ci piace, è buono, nulla di
particolarmente wow, ma per il prezzo e gli ingredienti che ha, a noi ci va benissimo. E trovate la review di quel prodotto con anche l'inci, prezzo e tutto, ve lo lascio giù nell'info box. Sono passata poi da Yves Rocher perché avevo una cartolina dove si avevano due prodotti in omaggio e due prodotti col 50% di sconto, mi sembra. Allora, prodotti in omaggio sono questo gommage della linea Monoi e poi quest'altro prodotto che è un balsamo leave-in, credo, sempre appunto di Yves Rocher. Quindi questi erano gli omaggi. I due prodotti che ho deciso di prendere sono la mousse detergente viso della linea Pure Alg, e questa è quella ossigenante con microalga per pelli da normali a miste, senza solfati, con il 98% di ingredienti di origine naturale. Mi piace il fatto che Yves Rocher abbia cambiato pack, l'abbia fatti un po' più carini, e mi piace anche il fatto che stia cambiando l'inci dei prodotti. Tra l'altro, nel loro sito ufficiale di Yves Rocher adesso si possono vedere gli inci dei prodotti, quindi all'inizio erano un po' tutti dei segreti, non si sapevano bene questi cavolo di ingredienti. Adesso invece, se andate sul sito, trovate gli ingredienti di tutti i prodotti e è una cosa che mi piace. E poi ho preso questo qua che invece è della linea Pure Mint ed è il tonico effetto ciprio opacizzante con menta piperita bio per pelli da miste e grasse, 98% di ingredienti di origine naturale rispetto del pH della pelle, e il prodotto è questo qua, è un prodotto un po' bifasico, va appunto shakerato prima dell'utilizzo, ancora non l'ho aperto. Vedremo, appunto, vi avevo detto, sto finendo quello che sto utilizzando adesso per il viso, vedremo un po' che cosa andrò poi ad aprire. Ultimi due prodotti beauty sono due prodotti che io volevo da tantissimo tempo, li ho cercati in lungo e largo, in Italia sono usciti tremendamente in ritardo e sto parlando di due prodotti per le labbra di Balea in edizione limitata. Uno è questo della linea Tropical Vibes, è un burro labbra che ha un buon inci ed è da 5,4 grammi. Mi ispirava la confezione, la profumazione, il fatto che fosse un po' più cicciottello degli altri, quindi l'ho preso. E poi, sempre con un buon inci, è questo peeling labbra alla banana. Abbiamo appunto l'olio di ricino, abbiamo anche lo zucchero, insomma, anche questo ha un buon inci. Vedremo com'è. Quello al cocco a me è piaciuto, vedremo com'è questa la banana. Tra l'altro devo ancora finirlo, quella al cocco. Finito il reparto beauty, abbiamo il reparto casa. Allora, vi parlo di due prodotti, un prodotto in particolare, anzi, che in questa casa non manca mai, nel senso, ci siamo affezionati a questo prodotto e quello compriamo senza mai cambiare. E sto parlando di questa ricarica con il 65% di plastica in meno di Green Emotion, appunto un detergente per i panni, per la lavatrice, con profumo con olio essenziale di lavanda, certificato Ecolabel, materie prime di origine naturale provenienti da fonti rinnovabili, ipoallergenico, efficace a freddo, testato al nichel, cromo, cobalto e piombo. Allora, il Tigotà, questo è almeno nel mio Tigotà, è il detersivo che costa meno in assoluto ed è biologico. Noi guardiamo nella sezione biologica e di solito prendiamo quello che costa meno. Questo è sempre quello che costa meno, quindi noi acquistiamo e riacquistiamo sempre questo qua, è diventato il nostro detergente. Io sono l'addetta a fare il bucato a tutta la famiglia, mi trovo molto bene, non lascia una forte profumazione sui vestiti, anzi direi che quasi non la lascia, ma li lascia i capi belli freschi. Ci lavo i panni bianchi, colorati, delicati, li lavo tutti con questo e mi trovo molto bene, quindi continuiamo ad acquistare questo qua. Per quanto riguarda l'ammorbidente, a volte compriamo quello di Winnis, profumazione quello che capita, però molto spesso compriamo questa ecoricarica, sempre di Green Emotion, con il 75% di plastica in meno. Questo è il profumo di Gelsomino, 60 lavaggi, con olio essenziale di arancio e ha tutte le caratteristiche dell'altro prodotto che vi ho fatto vedere prima.
Anche con questo ci troviamo molto bene, è un ammorbidente molto molto liquido, però è efficace, costa poco, mi trovo bene, quindi diciamo che per i panni in genere acquistiamo questi due prodotti. Per quanto riguarda invece panni a mano, ho voluto prendere questo, mai provato però, del marchio Skineco. No, del marchio Winnis, certificato Skineco, anche qua ipoallergenico, testato al nichel, cromo e cobalto, è per lana e delicati, capi preziosi e baby, mano e lavatrice, che noi utilizziamo per i capi a mano. In realtà io non amo lavare a mano, però l'ho preso perché a volte qualcosellina la laviamo a mano. Una buona profumazione molto molto delicata e niente, abbiamo preso questo. Quanto riguarda la lavastoviglie, allora mia mamma ha voluto ricomprare lo svelto, il gel svelto certificato Ecolabel. Questo qua è con ingrediente di origine naturale, bottiglia 100% plastica riciclata, efficace nei cicli brevi, lei si trova bene e lo riacquista. Quando io stavo a casa da sola con i prodotti svelto per la lavastoviglie non mi trovavo molto bene, non so se era la lavastoviglie, l'acqua diversa, io non lo so, però non mi fanno impazzire i prodotti svelto. Invece mamma ci si trova bene, non è la prima volta che lo acquista e quindi non lo so, sarà l'acqua diversa. A lei piace molto. Un prodotto, anche questo, che ha una riconferma, l'abbiamo già utilizzato, ci è piaciuto, l'abbiamo ricomprato, è di Dual Power Green Life. Questo qua è certificato HACCP perché dà il 0% di residui. È il cura lavastoviglie ecologico biodegradabile e questo qua è quello per non sprecare i cicli a vuoto, quindi è un cura lavastoviglie che va inserito con la lavastoviglie piena. Ci è piaciuto. La prima volta che l'abbiamo acquistato eravamo un po' dubbiose perché appunto c'era la lavatrice che doveva essere piena. In realtà ci è piaciuto, l'abbiamo trovato in offerta, l'abbiamo riacquistato. Questo qua, secondo me è una bella idea, intanto perché è biodegradabile e poi perché appunto non si va a sprecare un ciclo a vuoto e quindi ve lo straconsiglio. Bene, quindi io ho finito con i miei acquisti del mese. Saluto i miei compagni del gruppetto Piccoli Canali Power. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!